Era da un po' che stavamo aspettando nuove informazioni, magari dei trailer, dei gameplay, del quinto DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Abbiamo aspettato un bel po', ma finalmente ci siamo. Bandai Namco rilascia ufficialmente un nuovissimo trailer e noi oggi andremo a vederlo insieme per farci una reaction. Quinto DLC Ground Battle Trailer, tra l'altro in italiano. Vediamo un attimo di che si tratta. Noi sapevamo di già un po' di informazioni, ovvero che tutto il DLC sarebbe stato ambientato nel corso del 23esimo torneo Tenkaichi. Sono state rilasciate un po' di informazioni nel corso del tempo. Ci siamo, signore e signori, è il momento che tutti stavate aspettando, il 23esimo torneo mondiale. Ragazzi, lasciate ora un mi piace, vi voglio carichi al massimo, ed iscrivetevi ora, attivate la campanella delle notifiche, e attenzione, il gameplay... Combatti emozionanti, che stavo dicendo? Combattimenti emozionanti, correre, saltare, schivare. Ah, quindi combattono da terra? Molto bene. Attenzione, lo scontro è bello cattivello. Da notare chiaramente, la Kamehameha con i piedi, quella roba mattissima. Ragazzi, iscrivetevi, veramente iscrivetevi, per il semplice motivo che quando questo DLC uscirà, speriamo ci sarà una data d'uscita breve, nel corso di questo trailer, avrete chiaramente tutta la storia, tutte le missioni secondarie, ci sarà tutto il gameplay qua sul mio canale. Attenzione perché sta combattendo il carissimo Tenzing contro direttamente Taipei in questa versione robotica. È più veloce della luce, quindi vedremo praticamente anche questi personaggi con nuove supreme che però sono quelle chiaramente inerenti a quel periodo storico di Dragon Ball. Non conosci il significato della parola pietà? Vabbè, bellissimo, dai, molto molto bello. Tenshinhan si è diviso in quattro, ma questa tecnica? Bella, bella, dai, quindi sarà un personaggio alla grande giocabile, che se non mi sbaglio prima lui era solo di supporto, Tenzing, non mi vorrei sbagliare. È passato un po' di tempo dalla storia principale di Dragon Ball Z Kakarot, eh? Lo lancia fuori e se lo lancia fuori Ring Out. Quindi vedete? Ma no, me lo fai vedere, ma sei matto! Ma Junior è diventato una specie di colosso. Cosa farà Goku? Quindi praticamente si andrà a replicare un po' la battaglia. Bella sta Kamehameha. Un po' la battaglia con la grande scimmia Vegeta. Anche se qua, capito ragazzi, non si può volare forse. Non ti fa volare. Ma questa meccanica nuova si deve rialzare premendo tante volte il tasto. Bellina come idea. Gioca le nuove battaglie. Chi dei due si aggiudicherà il titolo di campione? Questo è lo spirito del torneo mondiale. Chissà ragazzi se l'intero di... In arrivo, ma no! Ma voi siete matti, Broscolis! Ma non mi avete dato una data d'uscita! In arrivo, quindi purtroppo no! Vi ricordo essere chiaramente il secondo Season Pass. Nel primo Season Pass tutto quello che c'era l'avevamo già visto sul mio canale. Abbiamo visto sul mio canale anche il DLC di Bardock, Alone Against Fate, che vi è piaciuto un botto, infatti è spettacolare. Però qua volevo assolutamente una data d'uscita e se lo meritava il tutto, veramente un grande peccato. Beh ragazzi, vi devo dire la verità, nel corso del tempo sono state rilasciate un po' di informazioncine, un po' di in generale proprio, non so, immagini, però era poca roba per farci proprio un video completo. Qua adesso invece ci hanno messo, attenzione, non solo le immagini, ci hanno messo dei filmati che di sicuro saranno quelli presenti all'interno del gioco, anzi forse si vede pure troppo, devo essere sincero, e addirittura ti hanno messo anche del gameplay, quindi un trailer molto completo. Tra l'altro è scritto in alto a destra il filmato mostrato in fase di sviluppo. Ci dice che bisogna qui avere delle strategie perché appunto nel torneo mondiale probabilmente il gameplay andrà un po' a variare, noto delle cose un po' differenti. Belle anche queste nuove mosse per Goku, in realtà vecchie mosse per Goku dovrei dire. Potremmo controllare anche vari personaggi, ci saranno quindi vari boss o mid boss perché appunto Taipei qui e poi anche Piccolo in quel caso sarà proprio un boss, anzi gigante. Qui sono comunque delle boss fight, tra virgolette. Vedo che loro sono di livello basso, chissà se questi ripartiranno tipo che ne so dal livello 1. C'è appunto la divisione in 4 di Tenzing, cioè sto notando varie cose molto interessanti. E poi a me personalmente ragazzi il torneo mondiale, quello là il 23esimo, è sempre piaciuto un botto. Mi piace un botto lo scontro, non solo quello tra Goku e Piccolo, ma anche gli altri scontri come questo con Tenzing. Bella roba, mai dimenticarsi del primo Dragon Ball per quanto riguarda l'anime. Poi vi ricordo che nel manga è tutto uno, mettiamola così. Vedo un bel moveset anche per quanto riguarda Piccolo da gigante.
Poi bella pure questa Kamehameha, se notate anche la parte superiore di Goku non c'è, lo sfondo dietro, lo scenario completamente distrutto del torneo mondiale, le persone non ci sono più quindi sono scappate. Guardate poi questa meccanica molto bella, cioè questa cosa di doversi riprendere da terra per non essere buttato fuori e quindi gioca le nuove battaglie. Quindi saranno proprio delle battaglie nuove. Bello quest'artwork perché dietro appunto si notano gli altri componenti appunto dei Guerrieri Z, almeno fino a quel momento. C'è anche Kiki o Cici, chiamatela come volete. E poi saranno da vedere quali saranno tutti gli altri scontri che vedremo. Chissà se vedremo completamente il torneo mondiale nella sua completezza. Io mi auguro di sì perché comunque come sapete ci sono anche altri scontri. Alcuni più importanti, alcuni meno, però diciamo se mi fai un intero DLC ambientato nel torneo e a quanto pare dedicato completamente al torneo, mi auguro che il tutto venga trattato in maniera completa, approfondita e tutto quanto. Veramente molto molto bello. Per qualcuno mi rendo conto che questo DLC potrebbe avere un appeal minore, cioè magari non ci sono Super Saiyan incredibili, non c'è il Super Saiyan Blue di Super, non c'è, che ne so, qualche altra cosa, magari qualcuno si aspettava ancora robe di Super, come il torneo mondiale, tutto, cioè il torneo degli universi e così via, però vi ricordo che Dragon Ball Z Kakarot si sta concentrando soprattutto sulle storie del passato. Chi lo sa, se magari col prossimo DLC o un ipotetico terzo Season Pass, non lo so, potrebbe esserci anche roba legata a Super. Io all'inizio l'ho sempre molto esclusa questa possibilità, però ragazzi non si sa mai. Veramente molto molto contento di vedere una bella cura nei dettagli, vedete addirittura i vari colpi di Tenzing quando è addirittura sdoppiato, veramente tanta roba. Bella la meccanica di mandare fuori l'avversario. Chissà se potremmo farlo in un momento specifico della battaglia o già dall'inizio, però così le battaglie finirebbero subito, quindi non lo so, sarebbe un po' strano. Qua noto che il livello dei personaggi adesso è 22, quindi forse in questo DLC il livello dei personaggi salirà molto velocemente, non troppo perché comunque da 1 a 22 non è troppo, però comunque c'è una bella salita di livello. Ragazzi, sarà da vedere la durata di questo DLC, non vorrei fosse un po' troppo breve e il tutto potrebbe essere dovuto al fatto che, sai, in un torneo c'è della storia assolutamente da raccontare, ma non c'è praticamente un intero arco narrativo pazzesco, proprio a livello di lore, di storie da raccontare. Il torneo in ogni caso è bellissimo, vi consiglio assolutamente di non snobbare questo DLC perché sono sicuro ci potrà regalare tante emozioni. E poi questo fa comunque parte, non dico delle origini di Dragon Ball, perché comunque è una fase abbastanza avanzata, non c'è Goku bambino, qui Goku è più che adulto, cioè no, adulto no, però più che adolescente, possiamo metterla così, ma anche un po' di più, però veramente tanta cosa, pure il design, tanta roba volevo dire, pure il design dei personaggi mi piace molto, richiama veramente alla grande e in maniera piuttosto precisa l'età, diciamo, dei personaggi, quindi ragazzi sono preso molto bene. Sarà da vedere se sarà spettacolare veramente oppure no, io mi auguro di sì. Mi piaceva l'idea di andarlo a vedere proprio con voi, questo DLC, un po' alla fine come tutti gli altri trailer visti fino ad ora. Veramente molto molto bello. Vedremo quando uscirà, non abbiamo date di uscita, speriamo abbastanza presto, forse a settembre, non credo prima perché altrimenti avrebbero messo una data, settembre, ottobre, vedremo. In ogni caso vi terrò informati anche magari sui miei social, che ne so, Instagram e così via. Seguitemi anche lì, trovate il link in descrizione. Un bacione a voi ragazzi, alla prossima, ciao!